Allora, dopo il grande successo del mio ultimo video, che prende poi in giro i vegani, premesso io ero un vegano, sono stato un vegano per 15 anni, quindi so quello che dico. Ma ovviamente, quando arrivi, insomma, in questi ultimi anni, non è ancora chiaro che il sistema stesso sta spingendo questo orrore, beh, allora ci sono dei problemi seri. Ora, ovviamente loro ridono di noi perché solo l'idea di mangiare, infatti in questo video parlerò di gente che mangia solo frutta, fa ridere, ma loro possono far mettere in testa alla gente qualsiasi cosa, la gente ci crede. Ma soprattutto questo non vuole essere un video dove prendo in giro nessuno, anche perché dovrei prendere in giro me stesso, perché anch'io lo ero. E secondo me, ma il fatto stesso che la gente si concentra così tanto, dà così tanta importanza alla materia, per me è già di per sé molto impressionante, quando secondo me, insomma, non è che non vive solo di cibo l'uomo, diciamo, ha bisogno anche dello spirito. Allora, vediamo che parliamo dei fruttariani in questo video, e la loro Bibbia è questa, si chiama Specie Umana. Progetto 3M. 3M 33. Ma non diciamo, questo è il loro, e qui c'è la foto della Terra, foto, un po' così, un'immagine grafica, così, rappresentazione così fatta al computer della Terra, perché la foto non ce l'abbiamo purtroppo della Terra in realtà. Andiamo, partiamo con la nostra presentazione. Diciamo che non so come l'uccellino mi ha fatto conoscere questa. No, i fruttariani conoscevo già, ma niente, ho voluto approfondire. Non diciamo di più. E in pratica, aprendo la loro Bibbia, vedo che la parola ONU. ONU significa Nazioni Unite, ragazzi. Nazioni Unite, One World Order, cioè tutte le nazioni unite per essere controllate meglio, ovviamente, no? E quindi vedevo questa parola ONU, si vedeva, si ripeteva continuamente in questo libro di 445 pagine, ragazzi. Beh, molto intenso. E ovviamente, ragazzi, loro non è che ti possono dire schiavo, tu devi mangiare male perché noi ti vogliamo controllare, perché se tu hai mancanza di certe sostanze nel cervello, poi sei più facilmente controllabile. Non è che te lo possono dire così, devi mangiare solo erba, nessuno ci cascherebbe, no? E loro ti devono inventare. Infatti, secondo me, questo libro è stato scritto da Satana, ma non Satana, cioè io dico proprio letteralmente Satana, ragazzi, cioè Satana, che ha posseduto, diciamo, queste persone che scrivono questa roba. Ha scritto, perché la particolare di questo libro, ragazzi, è che unisce talmente tanti. Infatti, io ve lo consiglio di leggerlo, ragazzi, se volete perdere un po' di tempo. Però, comunque sia, la cosa impressionante di questo libro è proprio l'aspetto che unisce tanti rami di conoscenza dell'uomo, li unisce benissimo in un senso logico tutto quanto. È come se qualcuno ha posseduto tante menti, perché è veramente impressionante come hanno fatto a unire tante cose insieme in un modo così coerente, eccetera, eccetera, no? Quindi il compito loro, ragazzi, di chi controlla è, ovviamente, devono pagare degli esperti, devono abbellire la merda, ragazzi. Loro non ti possono dire devi mangiare erba, ti devono far mettere l'esperto che ti dice che mangiare l'erba è giusto, è una cosa buona. Ok, ma adesso andiamo alla presentazione, ragazzi. Quindi la parola ONU si ripeteva spesso nella loro Bibbia, di questi fruttariani. E addirittura loro sono melariani, questa Bibbia qua. Comunque, e poi ci sono anche i brethariani, brethren, respirariani, non so che cazzo si chiama. E lì, insomma, cioè il rettile praticamente sta dicendo: senti, il nostro obiettivo finale è non farti, perché tu, vivendo, produci CO2, ti vogliamo morta, però siccome te la possono dire così, ovviamente. Loro hanno capito, ragazzi, cioè loro potevano ammazzare lo schiavo, ma hanno visto che se tu lo schiavo tratti male, lui ti produce male. Invece hanno capito la cosa più intelligente, cioè praticamente che tu lo schiavo lo puoi programmare, lo programmi e lo schiavo poi fa quello che effettivamente che tu lo hai programmato a fare. Ok,
Allora andiamo avanti con la presentazione, quindi non c'è bisogno, tu basta il programma. E quindi ragazzi, il fruttariano, ragazzi, cioè, loro non è che devono vendere il veganismo, il fruttarianismo, eccetera, eccetera, alle pecore. Il 99%, ragazzi, mangia merda e si va a fare la cosa magica, no? Il succo magico. Hanno tutto il succo magico adesso, ragazzi, 95%. Questo qua è per rincoglionire quel 5% che potenzialmente potrebbe, un po' di cervello ce l'ha ancora, e quindi per loro, ovviamente, le sostanze chimiche che entrano nel loro corpo e devono essere di tipo un po' scarso, diciamo, perché altrimenti loro hanno il cervello e poi. Poi, insomma, perché ragazzi, anche un 5% può fare la differenza perché anche loro sono pochi. Comunque, una cosa che purtroppo sfugge a molti, perché molti di loro si buttano sul veganismo, sul fruttarianismo, sul breatharianismo, perché pensano agli animali, che si ammazzano gli animali, eccetera, eccetera. Cosa che ho fatto anch'io. Anch'io ho cambiato dieta proprio per una questione di aver visto il documentario Earthlings. Ora, finché poi ho cominciato a zappare la terra in questi ultimi anni, ho capito quanti animali ammazzo ogni volta andando nell'orto, ogni volta schiaccio formiche. Le formiche, quando tolgo le erbacce, escono fuori miliardi di formiche. E io là non è che posso stare. Scusami, ti sposto un attimo, formiche, devo togliere queste. No, vado lì, la schiaccio con la mano, ma non è che lo faccio apposta. Io se posso, la formica la scanso sempre, che non è dentro noi la cosa di ammazzare. Però. Quello che sfugge a noi purtroppo è che, essendoci allontanati da questo modo, cioè dal fare tu il cibo da te, siamo diventati facilmente impressionabili dal rettile, diciamo, che ci dice: oh, stai ammazzando! Ah, adesso, infatti, darà diritti a legge, diritto, come agli uomini, agli animali, così tu non li puoi nemmeno più mangiare, ovviamente. Ovvio ragazzi, io ancora oggi, per dire che ho cambiato dieta, che potrei essere, sono un onnivoro adesso, io sono anch'io nato in cattività e io non riesco, non riuscirei mai ad ammazzare un animale, ragazzi. Infatti anche quando ammazzo le formiche, è proprio che non ce la faccio, ma, cioè non è, io l'unico animale che riesco ad ammazzare con piacere addirittura è la zanzara, ragazzi, tutto il resto io non ci riesco. Mio padre ha dato una mazzata a un calabrone l'altro anno, mi ricordo qua, e io sono stato lì per giorni a cercare di farlo tornare in vita, poraccio, perché non era ancora morto. No? Io cercavo così un po' di miele, un po' di acqua, facevo un po' di tutto, e lui mi prendeva in giro. Questo, ragazzi, cioè, molta gente, noi potremmo anche essere considerati così più evoluti della maggior parte della gente, ragazzi, però non dobbiamo essere stupidi, ragazzi, perché andiamo avanti con la presentazione, ragazzi, perché già vi ho perso a tutti. Quindi molte volte leggevo l'ONU qua e qui ci dice che c'è una crisi energetica mondiale, crisi climatica mondiale, crisi urbanistica, eccetera, eccetera. E dobbiamo, adesso vedremo, perché nel loro libro loro parlano di come risolvere tutti i problemi dell'uomo. Quindi, già qui, insomma, che mi dicono che c'è una crisi climatica, crisi energetica, che ovviamente. Mai dimenticare che il più grave errore in assoluto che può commettere uno scienziato è proprio quello di scollegare lo strumento scienza dall'assolutamente unico obiettivo per il quale è nata: felicità dell'umanità. Beh, ricordiamoci che la scienza ci ha regalato anche la cura nel 2021, ragazzi, ma anche prima, già alla fine del 2020 noi avevamo già la cura, ragazzi. E per questo, quindi diciamo, ragazzi, che la scienza la scrive chi prende i sordini, diciamo. E infatti, come dicevo, ragazzi, no, lo so, lo dicevo prima a una persona, che Nietzsche dice che non esistono fatti, ma interpretazioni. Quindi anche in questa tutta questa battaglia su quale dieta l'uomo deve mangiare, eccetera, eccetera, esistono solo interpretazioni, ragazzi, perché io, una volta che mi trovo a fare un certo tipo di vita perché piace al mio essere peccaminoso, è vero,
No, Marcel, non parlare con paroloni che non capisci. Quando io voglio vivere in un certo modo, devo anche giustificare quel mio vivere, quel mio modo di vedere il mondo. E ovviamente, nello stesso modo, anche un fruttariano, oppure un melariano, oppure un vegano, oppure un onnivoro, deve giustificare, deve crearsi una Bibbia per giustificare in modo scientifico il suo modo di vivere. Altrimenti sembra... No, è più... Lui deve essere coperto da un qualcosa che gli dica: ecco, c'ho le prove che io sono nel giusto. Ok? Quindi, ragazzi, esistono solo interpretazioni qua, ragazzi. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è, non lo so, secondo me, o Dio ti apre, ti dà la possibilità di vedere l'inganno, o no. Perché, insomma, io ho visto che tutto questo erbarismo, lo chiamo, questa parola che mangiano solo erba, è spinto dal sistema, come vedremo nella presentazione adesso, che sta diventando un po' lunga. Andiamo avanti, perché sennò già ho perso anche quella frazione dell'altra frazione che era rimasta. Quindi, allora, quella, sul riscaldamento globale, decine di miliardi di morti l'anno, questo nostro modo di mangiare carne sta distruggendo il pianeta. E questi sono i trem, ragazzi. E loro sono fieri, proud di citare l'ONU. Questi sono i trem. Noi abbiamo una crisi alimentare mondiale, una crisi urbanistica mondiale, una crisi energetica mondiale che dobbiamo risolvere mangiando solo erbe e mele soprattutto. E quindi, ok. Allora, qua dice: verso una società globale, che mi sa molto di nuovo ordine mondiale, verso una società almeno sostenibile, a cominciare dall'ONU, Stati Uniti, Unione Europea, insomma, ragazzi, cioè, questi non hanno nemmeno vergogna di citare l'ONU, ragazzi, come se niente fosse, Unione Europea. La natura ha fatto le cose molto semplici, la natura, cioè, quindi, no Dio, la natura ovviamente, ma questo non lasciamo perdere questi dettagliucci. Allora, la specie umana è fruttivora ed in particolare assolutamente melivore, da malum e da volta, e a sua volta da malon il frutto, mela invece di onnivora, capito? Adesso ti danno anche le frutta, le prove che noi dobbiamo mangiare solo la frutta. Quindi malum, ragazzi, che poi viene anche il male, la mela che viene mangiata è il male, no? Poi dopo vedremo. E malum significa mela. Quindi tramite l'astrofisica sappiamo che l'universo si è formato circa 14 miliardi di anni fa, e con questo, ragazzi, potremmo anche chiudere il video, diciamo, perché insomma che cazzo stiamo parlando, lasciamo perdere, insomma. Quindi credono nell'uomo, questa specie che è nata dalle stelle, che è questo cazzo di, che è come se tu buttassi tipo un po' di mattoni così a caso e si costruisce da solo una casa, ragazzi. Questa è l'evoluzione, ragazzi. Poi ma non è che si costruisce così come se niente fa, ci vuole l'ingrediente speciale, che è anni, tanto tempo ci vuole, e tutto può succedere, ragazzi. Stranamente non esce mai fuori un qualcosa senza senso, ma esce un essere umano che è una cosa super complessa, che non sappiamo nemmeno noi che cazzo abbiamo nel corpo, dice, la complessità, 70 milioni, quanto dice John Briago, 70.000 chilometri di vene e cose abbiamo nel corpo, ma che cazzo ne sappiamo noi? Ma ecco, ragazzi, questo è polvere di stella, ragazzi, col tempo hanno creato anche 70.000 chilometri di apparato circolatorio sanguigno, ragazzi, come se niente fosse. Ma di che stiamo parlando? Solo un po' di tempo. La vita stessa in net è già perfettamente fruttariana. Impariamo, ragazzi, impariamo. Imparo. Allora, andiamo. E che poi arriva... adesso è un po' noioso, ma... questa presentazione, ragazzi... Già ho persi tutti. Allora, dalla sua compresa sulla Terra, la vita ha presentato esclusivamente il ciclo H. Adesso, ragazzi, un po' di mambo jumbo, un po' di paroloni per farti
capire che loro sanno quello che dicono. Il ciclo H addirittura per oltre il 93% del tempo, cioè la vita è stata ad impostazione esclusivamente fruttivora. Addirittura per oltre il 93% del tempo. La devianza H come carnivorismo è solo una parziale deviazione pluricellulare assestativa temporanea che per il semplice principio della... ricoprite in maniera... Quindi è nata... Ragazzi, noi abbiamo mangiato carne, dicono loro in poche parole, possiamo stare qui, il palo esponenziale da oltre 60 milioni di anni. Cioè, ragazzi, non possiamo parlare con gente che crede ai 60 milioni di anni, ragazzi. Loro, praticamente loro credono che noi abbiamo mangiato sempre frutta. In realtà, siccome quando c'è stata l'era glaciale, poi abbiamo perso la via retta e abbiamo cominciato a mangiare carne, e questo ha cominciato a dare tutti i nostri problemi. Abbiamo cominciato a cambiare gli ormoni del nostro corpo e abbiamo cominciato anche a volere più il sesso, cioè, perché secondo loro non dovremmo avere la coppia, cioè, dopo vedremo tutto questo. Allora, eravamo simili a dei grossi topi, secondo loro, ragazzi, milioni di anni fa, sempre. Imparo, state imparando, no? Allora, il vero uomo primitivo è quello di 7 milioni di anni fa, che viveva in radure, arbore e frutture, felice e in perfetta salute, e mai quello disperato e malato di 1.8 milioni di anni fa, quando c'è stata l'era glaciale, ragazzi, fu costretto a rifugiarsi nelle caverne, da cui il termine cavernicolo, iniziando come... basta, ragazzi, ma che cazzo, chiaramente quella era un'epoca felice in cui l'uomo viveva in perfetta salute, ragazzi, totalmente assenti resti fossili di quel periodo di armi o qualsiasi oggetto atto a offendere. Cioè, ragazzi, quando noi eravamo in pace con noi stessi, mangiando, perché mangiavamo solo frutta, e noi non ammazzavamo nemmeno, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Allora, tensioni frequenti tra uomini, quando abbiamo perso la retta via, ragazzi, cioè 1.8 milioni di anni fa, certo, come no, abbiamo cominciato a mangiare carne, e cosa succede? Tensioni frequenti fra uomini e interi popoli, come guerre o analoghi, costrizioni dell'uomo al lavoro. In realtà la Bibbia ci dice che noi dobbiamo lavorare, perché se tu non lavori c'è il reddito di cittadinanza e qualcuno ti controlla, pecora, ok? Pecora, tu lo devi fare il cibo. Voi, tutta questa gente qua, ragazzi, nessuno di loro sa cos'è zappare la terra, fare il proprio cibo, non lo sanno. Non che io sia un grande agricoltore, ragazzi, però insomma ho avuto un assaggio in questi ultimi anni, ragazzi, e mi rendo conto che questa gente vive e dipendente totalmente dal sistema che gli porta la pappa pronta lì, e non si rende conto che anche la roba vegetariana è stata fatta ammazzando un sacco di animali, un sacco di insetti, di cose. Ma loro non lo sanno queste cose, perché non sanno, non hanno mai zappato la terra. Allora, siamo ancora oggi l'unico primate costretto al lavoro anche solo per mangiare. Sì, devi zappare la terra, perché sennò lo farà qualcun altro con te al posto tuo. No, qualcun altro al posto tuo, e ti darà merda, come succede adesso, eh? E a un certo punto ti dirà anche che non puoi nemmeno mangiare, ti dirà, capito? Cioè, è come se una zebra dice all'altra zebra: ah, tu non puoi più mangiare. Ma perché? Io ho le gambe, le zampe, potrei andare a mangiare. Eh no, perché non hai la mascherina e non puoi entrare in questo posto dove c'è l'erba che ti ho portato io. Cioè, un'altra zebra ha preparato il cibo per un'altra zebra e gli dice: tu non puoi mangiare. Ma questi sono concetti che sfuggono purtroppo alla gente, perché a forza di mangiare erba purtroppo il loro cervello. Allora, aumento continuo della popolazione fino alla totale crisi demografica mondiale di oggi. Ma crisi demografica cosa? Anche voi siete per l'idea, insomma, come i rettili che ci vogliono abbassare la popolazione? Ottimo, ovvio, questo è quello che finisce per credere quando mangi solo erba. Allora, aumento continuo della distruzione dell'ecosistema planetario fino alla completa emergenza di oggi. Lasciamo perdere, ragazzi, lasciamo perdere, che qui siamo veramente... Allora, queste ultime sono tre categorie, imparate, ragazzi, cioè le verdure, il semi e la carne hanno portato la morte tra noi. Quindi andiamo avanti, perché non possiamo perdere. La biochimica sofisticatissima della frutta è addirittura come si possa far entrare in fase G0, cioè
persino in arresto totale dei processi di invecchiamento. Ragazzi, mangiare solo frutta, praticamente possiamo vivere per sempre. Poi, quindi, è qui, insomma, tutta quella storia che praticamente noi 1.8 milioni di esageri siamo diventati cattivi, che abbiamo mangiato carne. Il modello di sviluppo è assolutamente del tutto insalubre ed umiliante per l'individuo, massacrante per i popoli, è distruttivo per l'intero pianeta e sfociato oggi in maniera sempre più velocemente devastante e pericolosa per la nostra stessa sopravvivenza come specie. È quello che anche l'ONU medesima, il nuovo ordine mondiale, i rettili, ha ormai definito modello di sviluppo insostenibile. Cioè, paegora, noi vogliamo che tu mangi male, paegora, e perché sennò poi il tuo cervello ti si accende, funzionano i neuroni e capisci che ti stiamo fregando. La vita media arrivò improvvisamente, ragazzi, in questo periodo, cioè 1.8 milioni di anni fa, quando c'è stata l'era glaciale, noi non potevamo più mangiare frutta perché stava tutto sotto il ghiaccio, praticamente noi, la vita media, che dice il rettile qua, è arrivata a 20 anni, ragazzi, true story, I'm telling you. Quindi la Bibbia, qui poi quando hanno cominciato nella loro Bibbia a citarmi la mia Bibbia, e lì ho detto no, qui non ci siamo, allora è guerra, come dice Eliseo Bonanno, è guerra. E allora io mi sono incazzato e ho detto no, qua non mi citate la Bibbia, non mi dite che la Bibbia dice che dobbiamo mangiare tutto solo erba perché vi stendo. Allora qui mi dicono insomma che la Bibbia, Dio ci ha detto che dobbiamo mangiare solo frutta e Dio conclude e ciò sarà il tuo cibo. Ha detto no, non dovevi farlo, no, non dovevi farlo, e qui ti cito e sono un maiale, ragazzi, ogni tanto sono un maiale. Mitch, vabbè, chi ha voglia, insomma, che legge capisce, insomma, però da notare come la traduzione in italiano è stata è pro rettile, porca troia, perché nella King James Version qua questo verso qua dice che praticamente spiriti immondi vi diranno di non mangiare più carne, dice qua, no? Invece qua dice di astenersi dal cibo. Capito, ragazzi, come muovono, anche come distorcono le traduzioni, eccetera, eccetera. Ma questo già lo sappiamo, le Bibbie sono un po' tutte, non si salva nessuno quasi delle versioni che abbiamo. Allora, qui vediamo come il World Economic Forum dice che dobbiamo mangiare meno carne, cioè, e quindi promuovono, i rettili stessi promuovono questa roba, diciamo, questo mangiare, questa roba, perché non lo so ragazzi, poi ci dicono anche che, sapete che come è nato il nemico invisibile dalla Cina? Perché loro, questi animali, trasportavano, quindi la carne, cattiva, è stata la carne, se noi non mangiassimo carne non ci sarebbe stato nemmeno il coglione, ragazzi. Ecco il collegamento tra la pandemenza e la carne, ragazzi, hai capito? Se vogliamo, qui Forbes, ragazzi, un altro rettile, dice, se vogliamo prevenire un'altra pandeminchia, è semplice come trovare un'alternativa alla carne. E la fine della carne è qui. Have to stop eating animals. Se ci tieni al cambiamento climatico, devi smetterla. Ecco. Ragazzi, Arrow News ci dice dobbiamo ridurre il nostro, qui ci sono ragazzi così, allora qui se vogliamo, capito, dobbiamo tassare tutti questi che producono carne perché così poi ci saranno meno pandemenze. Ok, bellissimo, state imparando, sì, perché il coglione dovrebbe farci pensare alla nostra relazione con la carne, dice qua il rettile sempre. Va bene, qui molti di questi poveracci, purtroppo, come lo ero anch'io, ma io non mangiavo, ragazzi, io sono stato vegano, ma non mi sarei mai
arrivato al punto di dover mangiare queste porcherie, ragazzi. Ma c'è gente invece che lo fa. E quindi ecco, qui dice: ancora mangi carne? Allora non ti stupire se ci sarà un'altra cogliona, eh? E nel frattempo loro ridono. Ridono di noi, siamo dei coglioni, crediamo sia minchiata. Andiamo avanti con la nostra presentazione. E c'è stato anche Peta, ragazzi. Peta! Peta dice. E tofu non ha mai causato nessuna cogliona, ragazzi. Nessuna peta, ragazzi. Poi, siccome stavamo parlando dei versi della Bibbia, no? E beh, ragazzi, tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo, ragazzi. Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Come l'erba che ti ho dato, anche la carne, tutto ciò che si muove, roba tua, la devi gestire, te la puoi mangiare. Ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Questi mi citano la Bibbia. Poi, ecco, questa qua è la chiave, questa è la chiave della presentazione, ragazzi. Questo punto qua. Perché per me questo è proprio il succo del virus. Cioè, se non è mia intenzione nient'altro che questo, ragazzi. Cioè, far capire, ragazzi, che qui questo verso della Bibbia dice: meglio un piatto di verdura dove c'è amore che un buco ingrassato dove c'è odio. Io chiuderei qua il video, ragazzi. Non so se la gente può capire la potenza di questo. Cioè, che la dieta non conta un cazzo, ragazzi. Certo, non è che possiamo buttarci a mangiare Nutella, Coca-Cola. Però, ragazzi, oltre a quello che nutre l'uomo, è anche una parte spirituale, ragazzi. Se noi mangiamo tutto precisi, ma siamo soli e miserabili, e oggi odiamo uno con l'altro, non ci parliamo. Ma quello, ma che cazzo, creperai! 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 Creperai perché c'è un vuoto, c'è un altro serbatoio, che è il serbatoio spirituale, che è vuoto. Cioè, non c'è solo il serbatoio materiale per l'uomo che deve essere riempito, ma anche quello ovviamente spirituale. Che spirituale? Spirituale, ragazzi! Altrimenti, for whom the bell tolls. Ecco. And of course, the other thing to watch out for there is forced vegetarianism. But you start getting into the vegan thing, you're dealing with devils. Okay? I'm not talking about somebody just saying, I just want to eat some fruit and vegetables for a while, just kind of a cleansing thing. That's fine. But you get into people that are just like radically opposed to eating meat, you're dealing with people that are possessed with devils. According to scripture, not according to my beliefs. Ok, grazie Brian per questa ottima. Quindi secondo Brian dice che chi spinge tutta questa roba, il veganismo eccetera, è posseduto letteralmente, ragazzi, lo dice la Bibbia. Ragazzi, non sono un esperto di Bibbia, non ho le prove, ma lui dice, lui è un super mega esperto, ragazzi, e dice che è così. Ragazzi, c'è speranza per tutti, anche io ero posseduto da questa. Allora, quindi vediamo che Elle mi dice che oh, Steve Jobs anche era un fruttariano. Steve Jobs, ma non è morto Steve Jobs. E persone famose che seguono una dieta fruttariana. E qui c'è tutto Mahatma Gandhi, Leonardo da Vinci, tutto, true story. Gesù anche mi dice, mannaggia, ma quando. Ma fate. Ma gente senza Dio, ma fatevi i cazzi vostri, no? Come quell'altro, dell'altro video, l'ultimo che ho fatto, c'era un video, solo che non l'ho messo alla fine nel mix, dove stavo intervistando un esperto che diceva che Gesù anche è vegano, ci sono le prove. State buono, no? Qui vediamo come in TV anche parlano del frutto, gente che mangia la frutta. Questo è un pezzo un po' divertente, dice Nicola Amandoli, non so chi cazzo sia. Il mio cane, dopo. Questa è una pizza fruttariana, ragazzi. E il mio cane, dopo aver mangiato l'erba del parco, ha vomitato una cosa uguale.
Ragazzi, non prendiamo in giro, non è questo lo scopo del video, ragazzi, ma lo scopo del video è far aprire gli occhi a quei pochi che, ancora che alla RAI, ragazzi, fruttarismo cos'è? È così, il rettile ti deve invogliare, no? Ovviamente le pecore che non riescono a tipo, e come non hanno resistito perché dovevano viaggiare e quindi si sono fatti quella roba là, le pecore, per le pecore non ci sono problemi, gli mettono quella sostanza nel corpo, e per gli altri che ancora c'è un cervello devono fargli mangiare solo erba, ragazzi, solo questa roba qua, perché sanno che non c'è un cazzo qua, capito? E ovviamente poi il cervello funziona un po' a schioppetta, diciamo che non si ingolfa un pochino, diciamo. E quindi la mela, il male, infatti anche il malus, il mela, e quindi, però ricordiamo sempre che, insomma, anche il simbolo qua della mela, il Mac, non è a caso, perché loro sono contro Dio, ovviamente, perché loro fecero il contrario di quello a Dio, cioè diedero il morso alla mela, alla faccia di Dio, e adesso ci troviamo. Qui nelle sempre nella loro Bibbia ci dicono che il più immortale, eterno e assoluto di tutti i dei è stato Zeus, e il suo segreto era proprio mangiare mele, ragazzi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ci sono prove qua, ragazzi, nella loro Bibbia. Cazzo. Poi qui le Nazioni Unite ci dicono che noi dobbiamo mangiare molto meno. Dobbiamo arrivare al respirarismo, che non so manco come si dice, respirarismo. Dobbiamo essere morti, ragazzi, ma siccome non possono dircelo così, soprattutto è uno sforzo da parte loro a livello di propaganda, perché dobbiamo essere noi stessi che ci ammazziamo con le nostre mani, ragazzi. Loro non si vogliono nemmeno spoccare le mani con delle bestie come noi. Ci devono solo rincoglionire, programmare in modo che ci ammazziamo da soli, gli facciamo talmente schifo che nemmeno, cioè, infatti loro non ci toccano, pagano altri mongoloidi della nostra specie che ci ammazzano, ragazzi. Quella in divisa, ecco, quindi la parola ONU si ripete tipo 60 volte in questa loro Bibbia, e loro sono tutti fieri. Questo l'abbiamo già visto, e qui ci sono altri promozionatori, non so come si dice, ragazzi, sono un poveraccio, non so manco parlare del vegetale. Ah, basta. Qui c'è sempre in TV, basta. Ah, il capitalismo cattivo, eccetera, eccetera. Poi sempre qua su Arai, parlano di loro. E poi c'è la cosa. Ah, sì, praticamente questa gente, ragazzi, dice che. E qui si vede Satana in questo pezzo della loro Bibbia, ragazzi. Vediamo, questo va letto tutto perché è importante, ragazzi. L'alimentazione, tra virgolette, inadatta alla nostra specie ha prodotto un altro fattore estremamente negativo, anche per effetto della predetta micidiale iperproteinosi, l'iperproduzione di ormoni sessuali che costringe le persone a cercare molto di più il sesso di quel minimo naturale che invece si prova di fare, che invece si prova in fare disintossicata melariana o al limite fruttariana. Che cazzo sono questi segni così verticali? Vi fate i fighetti che sapete scrivere, ma usate la quadra, no? Come fanno in matematica, cazzo. Cioè, la parentesi nella parentesi. Ma per stessa conseguenza, cioè, capite, ragazzi, cosa dicono loro qua? La coppia non è stupida. Dobbiamo stare tutti in comune, ragazzi. Sentiamo. Che invece... Ma per stessa conseguenza costringe le persone a cercare molto più la cosiddetta coppia. Che cattivo la coppia, ragazzi. Ma tu sei nato grazie a una coppia. Ma infatti, ragazzi, ricordiamoci che nella Repubblica di Platone lui si immaginava una società dove praticamente i figli venivano sfornati in queste comunità, senza madre, senza padre, e questo è il demone, ragazzi, che possiede certe persone, gli fa vomitare le stesse cose proprio perché
Ovviamente diciamo, il programma del demone, di Satana, come dicono i cristiani, è uno, cioè quello di farvi sparire. E quindi ecco perché si ripetono sempre gli stessi patterns li vediamo sia da Platone, sia in questo che ha scritto questo libro qua, che è contro la coppia, anche proprio per soddisfare questa naturalissima dipendenza fisiologica dal sesso. Allora, esattamente per questa alimentazione, tra virgolette, cioè prendono per culo che mangiamo carne, assolutamente innaturale ed iperproteica. Capito? Devi morire, iperproteica, devi morire, pecora. Siamo arrivati ad essere l'unica specie animale al mondo che ha bisogno di sesso tutto l'anno. Oh! L'unica eccezione lo uso per motivi deconflittuali, ma guardate, quando, come abbiamo visto, qualsiasi altra specie lo può proseguire solo per pochissimi giorni all'anno, normalmente in primavera. Una volta ristabilita gradualmente, infatti, l'alimentazione adatta alla specie umana, le persone provano un senso di piacevolissima liberazione anche da questa ulteriore schiavitù, della voglia innaturale di sesso, trovando massimamente più appagante un rapporto di stupenda amicizia anche con l'altro sesso. Cioè, ragazzi, io potrei anche chiudere qua questo video, è veramente, ma veramente. Questo è un altro ennesimo motivo per il quale la fase disintossicata della alimentazione vegetariana, piuttosto che una molto più cosiddetta coppia, quindi prendono ancora in giro la coppia, ragazzi, cioè, visto anche che una relazione pure sessuale fa scattare automaticamente la iperpatologia gelosia sessuale, sempre di origine neurotrasmettitoriale. Catecolaminicalicale che rovina inevitabilmente più o meno tempo la massimamente preziosa, la massimamente, senti come cercano di fare i preziosi, ragazzi, armonia in un gruppo di amici, ragazzi, questi sono per la mucchiata, ragazzi, chissà che cazzo di bambina esce fuori in una società dove non c'è un madre padre, ma la comunità cresce col figlio, ragazzi. Nasce molto più spontaneamente uno stupendo gruppo di amici, senza alcun minimo sforzo, ma addirittura con il massimo piacere mai provato prima relativo alla parola compagnia. Sostituire quindi nel proprio cervello il concetto completamente innaturale, del tutto patologico, di cosiddetta coppia. Ragazzi, questi ci cureranno nel futuro, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Quindi abbiamo visto un'altra presentazione, ragazzi, io non è che posso, chi ha occhi per vedere l'inganno in tutta questa filosofia, bene, chi non ce l'ha l'occhio si mangi i suoi burger, saluta, mangi erba, come una pecora, insomma, e loro ridono alle nostre spalle, in our face, come si dice in inglese.